Marta Rodriguez, tu hai guidato per tantissimi anni l'Istituto di Studi Superiori sulla Donna, siamo all'Ateneo Regina Apostolorum e adesso coordini invece proprio tutta l'area accademica e scientifica. Quindi ti occupi della questione del femminile e chiesa da sempre, dal 2000 che tu ti occupi di questa questione. Ecco, è una questione importante, soprattutto adesso che stiamo parlando di sinodo, perché c'è molto fermento, ci sono tanti gruppi e questioni insomma anche che dividono un po', no? Sacerdozio, non sacerdozio, insomma. Quindi partiamo da qui e capire insomma come si può affrontare questa questione alla luce del cammino sinodale in maniera costruttiva. Guarda, a me sembra che proprio il sinodo sia una risposta a questa problematica. Faccio una parentesi un po' aneddotica, però che forse dà un po' di luce. Io quando ho collaborato nel Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, nell'ufficio donna, per un'esperienza breve, solo di 2 anni, però ho imparato tanto, c'era in giro un po' la richiesta, il desiderio che ci si facesse un sinodo sulle donne. E mi ricordo che io anche lo proposi esplicitamente, io non ero nessuno, però ho detto la mia, ho detto secondo me questo è un tema che va affrontato, no? Invece questo sinodo non c'è stato mai. E quando invece ho visto che il Papa convocava un sinodo sulla sinodalità, ho pensato che forse questa era la risposta anche più profonda alle inquietudini che stavano dietro al sinodo delle donne. E quindi, perché il Papa sempre quando parla di donne nella Chiesa dice bisogna attivare processi, no? Bisogna attivare processi. E quale processo più grande, più importante, più coinvolgente di tutta la Chiesa che un sino, no? Sulla sinodalità, cioè per capire che i cristiani, cioè che la Chiesa la facciamo tutti cristiani, non è una questione di gerarchia, la gerarchia è un servizio, no? È un suo perché è importante, centrale, però credo che la sinodalità sia un po' ci spinga a capire la ecclesiologia che è stata maturata nel Concilio Vaticano II e che forse sta lì, però non è scesa necessariamente a farsi cultura, a farsi vita, no? E quindi credo che un sinodo sulla sinodalità ci porti a questo e venga a rispondere più in profondità le domande che stanno dietro alla questione delle donne, almeno in una buona parte. Non so se mi spiego. Sì, benissimo. A proposito anche di questi punti, insomma, che hai già accennato tu, nella Costituzione Apostolica Predicate Evangelium, Papa Francesco afferma: ogni cristiano è un discepolo missionario e quindi in virtù appunto del battesimo può essere coinvolto in un ruolo di governo della curia. Ecco, quindi giusto. Già questo sì. È un'apertura. Guarda, per il è mondo un'apertura, femminile. Però non è una novità, è un'insistenza del Santo Padre, però che va in linea appunto con la ecclesiologia maturata nel Concilio, no? Che si dalla categoria centrale forse che aveva più peso nella ecclesiologia precedente, che era molto la gerarchia, alla categoria teologica centrale del popolo di Dio, che non viene a togliere nessun peso alla gerarchia, ma fa capire che tutti i ministeri nella Chiesa sono al servizio, no? del popolo. Nella Chiesa non ci sono diverse categorie di cristiani, no? E c'è un'unica dignità come tutti i battezzati e poi l'autorità che si riceve è per il servizio. Bene, con questa grande diciamo, ecclesiologia di fondo, credo che i papi, sia Paolo VI che anche Giovanni Paolo II, hanno un po' spinto a... C'è un numero molto bello della Christi Fidelis Laici, dove il Papa San Giovanni Paolo II dice: bisogna passare della consapevolezza o della valorizzazione delle donne alle applicazioni pratiche anche nella Chiesa, no? A partire da questa ecclesiologia, no? Quella, anche Paolo VI aveva detto che bisogna aprire spazi anche decisionali alle donne, poi c'è stato un po' di tutto, eccetera. Quindi il Papa adesso sta applicando questi principi e portandoli alla concretezza. Lui aveva parlato dell'importanza di avere donne in posti decisionali dalle prime interviste nel 2013. E ricordo anche una in cui
parlava della possibilità anche di donne di essere prefetti di congregazioni, di dicasteri, adesso sono tutti dicasteri, cioè io non ho nessun ostacolo perché una donna possa essere prefetto di un dicastero se questo non ha un potere di giurisprudenza nel caso sui vescovi, no? Perché dice in quei casi si mette un po' in conflitto le diverse potestà. Però questa questione già l'aveva detto, credo, 5 anni fa, no? Adesso in questa grande Costituzione si concretizza ancora, no? Perché vuole, credo, spingere dal suo posto, no? A che si attivino processi non solo nella curia, ma anche nelle conferenze episcopali, anche nelle decisioni, nelle diocesi, no? Anche nelle chiese locali in questa direzione. Ecco, credo. Passi, insomma, passi importanti, consistenti, come no? Come quindi no. Ci vuole solo anche un po' di pazienza, insomma. Sì, anche un po' di parresia, cioè pure pazienza, Vangelo, carità, ma anche parresia, perché la direzione è quella. E non è una questione di potere, non è una questione di quote, no? Ma nasce dalla consapevolezza che la Chiesa ha bisogno della prospettiva della prospettiva delle donne in tutti i livelli anche decisionali. Cioè, per me non è una questione principalmente dei diritti delle donne, che hanno diritto a essere ascoltate. Sì, questa parte, però vedo la Chiesa e vedo che quando le decisioni sono solo prese da uomini sono più povere, come se fossero solo prese da donne. Attenzione, ci sarebbe anche molto, molto delicato, molto incompleto, no? Abbiamo bisogno della prospettiva di tutte e due in tutti i livelli per veramente camminare insieme come la Chiesa e il mondo oggi hanno bisogno. Quindi creare anche nuove alleanze. Certo, sì, il Papa, c'è anche un intervento bellissimo del Papa del 18, credo, è ottobre del 18, all'Accademia Pontificia per la Vita, e dice: bisogna oggi costruire nuove alleanze. È il momento in cui l'alleanza uomo e donna deve prendere in mano la regia della società e della Chiesa, no? E questo io lo vedo come un orizzonte, come una profezia che ancora non si è realizzata per tanti motivi, non solo nella Chiesa ma anche nella cultura, no? E per questo il femminismo, per quello. Però oggi credo che dobbiamo passare da la lotta per la parità alla lotta per, cioè, al camminare verso l'alleanza, in modo che possiamo prenderci per mano e costruire insieme. Ecco, tu ti sei occupata tanto anche di formazione, sei docente anche di filosofia qui alla Regina Apostolorum, però ti sei occupata in questi anni tanto di formazione di giovani e anche di seminaristi. Che idea ti sei fatta? Cioè, di che cosa c'è bisogno? Una domanda molto ampia. Per quanto riguarda i seminaristi, vedo che è importante che imparino a guardare il mondo del femminismo e a capire cosa c'è stato dietro, no? Perché è una questione che ha toccato profondamente la cultura del nostro tempo e spiega tante delle domande, anche delle problematiche di oggi, no? Quindi anche qua all'interno della Facoltà di Filosofia offro corsi in questa linea. Adesso sto offrendo uno sulle diverse teorie di genere, uno sul rapporto uomo e donna, eccetera. E vedo che per loro è un modo di entrare in contatto con le domande del nostro tempo. E quello dà un senso anche al loro percorso di filosofia, perché tenta di rispondere a una missione, no? Però non solo, per me non è solo una formazione teorica, quanto anche esistenziale e pratica, no? Perché quando si parla di questa tematica si va anche a toccare il fatto che noi tutti abbiamo una mascolinità o una femminilità che sono ferite. Ferite dalla cultura, ma ferite dal peccato originale. Questo lo dice la Mulieris Nitatem nel numero 7, no? Dal momento in cui si rompe l'armonia col Creatore, si rompe l'armonia tra uomini e donne, quindi la storia è segnata dal dominio, dalla manipolazione, eccetera, no? Quindi per me affrontare queste tematiche con i seminaristi, anche con i giovani, è l'occasione di farli guardarsi dentro e toccare e prendere consapevolezza delle ferite della propria dimensione sessuale. E perché? Per dare spazio allo Spirito Santo perché possa farla nuova, perché possa redimere, no? L'ultima parola non ce l'ha il peccato, né la ferita, né il male, ma il fatto che il Signore è venuto a portarci una umanità nuova, no? Io
Quando ho tenuto questo incontro con giovani italiani, messicani, colombiani, spagnoli, vedo quanta risonanza esistenziale ha, no? Quanto bisogno c'è di affrontare queste tematiche, di avere un po' di spunti per poter camminare, no? Entrare in redimere, fare, io sempre dico che Gesù viene a fare ordine, a sollevare, a redimere e poi a cristificare la nostra dimensione sessuale, no? E questo dargli un po' di spunti in quella direzione dà molto, molto orizzonte, molta speranza e anche molta libertà, direi. È bello. Ecco, tu sei spagnola di nascita, italiana d'adozione, viaggi tantissimo, hai uno sguardo globale, insomma, e lavori proprio per innescare anche questi nuovi processi. Tra questo c'è anche questo lavoro, Donne e Chiesa per un laboratorio di idee, che è proprio un joint diploma, sì, che avete lanciato qui alla Regina Apostolorum, e quindi già un laboratorio, no? Sì. Però da questo sguardo globale mi viene da chiederti: qual è la Chiesa che sogna Marta Rodriguez? La Chiesa dell'Evangelii Gaudium. Una chiesa che sia un ospedale di campagna, che sia un luogo di incontro, una chiesa dove tutti si possano sentire accolti e che abbia il coraggio di predicare Cristo, no? Che è la verità che ci rende liberi, no? Per una chiesa che tende ponti, una chiesa che è ospedale di campagna. Questa è la chiesa, la chiesa dell'Evangelii Gaudium. È la chiesa che a me entusiasma, è la chiesa che risuonava nei cuori dei giovani durante il sinodo, una chiesa che accompagna, una chiesa che cammina, una chiesa che si fa interpellare dalle domande del nostro tempo, che ascolta e che è luogo di incontro.